Allora, salve, come sapete Transform Italia insieme a LEFT e il Laboratorio Sud ha iniziato questo percorso interrogando soprattutto attivisti e persone che dentro al sistema sanitario lavorano affrontando questa crisi del Covid. Oggi siamo a Palermo con il professor Franco Ingrilli e chiediamo a lui anche, diciamo, in vista di questa nuova fase che si sta aprendo, quali sono le problematiche, i problemi che si dovranno affrontare, quali sono le difficoltà nel territorio che vive. Prima di tutto do la parola a Loredana Marino, che come me e con me ogni volta, ogni giorno quasi, racconta un po' e conduce con me queste interviste e che in qualche modo introdurrà il tema del giorno. Prego Loredana. Ciao Roberto, ciao a tutte e tutti. Sì, in effetti ora siamo di fronte, dopo circa 2 mesi di una quarantena che ha investito tutto il paese da nord a sud, questo governo ci mette di fronte alla idea che tra circa una settimana usciamo da una fase 1, quella del distanziamento sociale forte e quindi della quarantena all'interno delle proprie abitazioni con una serie di blocchi di attività produttive per arrivare alla fase 2 e quindi alle riaperture. Noi sappiamo bene che molte sono già le attività produttive che già hanno riaperto, soprattutto settimana, a partire da subito dopo Pasqua, soprattutto in quelle che sono state le regioni del nord più colpite dal Covid. Ma tornando a noi, tornando a Franco Ingrilli, che è medico cardiologo, nonché compagno della CGIL Medici, attivista dell'ambulatorio popolare di Palermo. Fase 2, ci sono varie posizioni. Si parla di un ritardo verso il quale ci avviamo in questa fase 2, anche perché si paga lo scotto dei diversi approcci metodologici che si sono avuti in questa prima fase, soprattutto a causa delle diverse 20 gestioni regionali della sanità in questo paese. Oggi appunto siamo in Sicilia. Io chiederei da subito a Franco, a maggior ragione che è un militante, qual è la sua percezione rispetto a il passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Se ci sono stati ritardi, se ci sono dei ritardi, quali sono questi ritardi e anche come la regione, dal suo punto di vista, Sicilia, ha affrontato sinora l'emergenza Covid-19. Buonasera a tutti. Allora, guardate, la situazione è, diciamo, molto variegata da questo punto di vista nell'affrontare il problema della fase 2, perché per l'appunto la diffusione del virus è una diffusione molto diversa nelle aree del paese, come tu hai detto, centro nord, sud e nelle isole. Ad esempio, da noi il virus è meno diffuso, è circolato meno, per cui noi abbiamo avuto meno impatto dal punto di vista dei pazienti interessati, anche, diciamo, dell'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive degli ospedali, anche i nuovi ospedali che sono stati riconvertiti in realtà sostanzialmente sono semivuoti, appunto perché i pazienti non sono così numerosi, ma il problema è che il meccanismo del distanziamento e della contenzione ha mantenuto molto basso il profilo. E un conto è
in un contesto dove il virus si diffonde poco e gira poco, come il meridione d'Italia, e un conto è invece situazioni in cui il virus è molto presente sul territorio, è molto diffuso, e secondo me il meccanismo della riapertura può mettere in discussione questo meccanismo, diciamo, di rallentamento della diffusione. Io sono in realtà molto preoccupato, perché questo tipo di meccanismo di riapertura in un contesto in cui non c'è la capacità di gestire sul territorio, diciamo, il profilo epidemiologico di questa infezione, di questa pandemia, può comportare dei problemi di ridiffusione, di ricircolazione, diciamo, pesante del virus. Guardate che la situazione della Lombardia, che è la situazione clou, cioè la differenza tra la Lombardia e il Veneto e tra chi è riuscito con un approccio coerente epidemiologico a controllare e a monitorare la diffusione del virus, e chi invece, non avendo distrutto la sanità pubblica, come diceva l'altra volta Renato, non avendo più sentinelle sul territorio che possono intervenire nel monitorare, nel fare le indagini epidemiologiche, cioè se tu non riesci a fare questo, non riesci a controllare quali sono le vie di diffusione del virus, e questo comporterà, questo c'è il rischio che comporti, se tu non riesci a mantenere il distanziamento sociale, una ridiffusione del virus. Questo anche perché non hai messo in cantiere tutti i meccanismi di analisi e di indagini epidemiologiche che ti permettono di capire, di individuare subito i casi, soprattutto quelli asintomatici. Franco, ascolta, si parla tanto del test sierologico. Noi abbiamo avuto una prima fase dove chiaramente anche a causa dell'interesse dei vari piani regionali della medicina territoriale, quindi dell'indebolimento stesso della medicina territoriale, noi abbiamo visto che per tutta la fase 1 c'è stato un problema vero, no? Sulla somministrazione dei tamponi. Mm. Molti si sono ammalati di Covid e non hanno avuto la possibilità di fare il test. Chiaramente il Veneto, che ha applicato una linea guida chiara sull'importanza dei test, dei tamponi diciamo di massa, ha comunque contenuto in qualche misura l'aumento del contagio. Ora il problema vero della seconda fase, secondo alcuni opinionisti, è anche la mobilitazione. Tant'è vero che vari medici chiedono il test sierologico a tappeto. Tu che cosa ne pensi? Ma intanto una cosa, la cosa più importante che è uscita fuori dall'indagine epidemiologica del Veneto è che fino al 40-50% dei pazienti positivi al tampone erano e sono asintomatici, e quindi sono liberi sul territorio di andare a diffondere. Questo è importante perché bisogna capirlo. L'altra cosa è che i test sierologici sono importanti, ma non ti aiutano, diciamo, a selezionare chi deve fare il tampone, perché tu non sai da quanto, se il paziente che è positivo al siero è anche infettante, perché può essere, diciamo, che si è fatta l'infezione pregressa di un mese, di qualche mese fa, e quindi in atto lui non ha capacità infettante, e quindi non ti aiuta da questo punto di vista. Cioè il test sierologico lo devi inserire all'interno di un bagaglio di tipo diagnostico che ti permette poi la selezione, siccome è un test rapido, veloce, che costa meno, quindi può selezionare una platea a cui andare a fare poi l'indagine più costosa e più complicata, che è questa del tampone faringeo oronasale. Ma questo va fatto all'interno di una strategia che porta al capire come
il virus si diffonde e come tu puoi contenerlo. Strategia che non c'è completamente. Se voi pensate, io guardo con terrore le strategie risibili che hanno fatto in Lombardia dalla costruzione del reparto di terapia, della follia del reparto di terapia intensiva fatto alla fiera, o l'abbandono sul territorio dei medici di base che avevano mandati senza dispositivi di protezione individuale ad andare alla ricerca con la chiappa farfalle del virus. Ragazzi, questo è andare allo sbaraglio e non contenere nulla, e quindi con i risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti. Ok, allora io ti vorrei rivolgere un'ultima domanda, perché come abbiamo detto prima nella tua presentazione, tu da medico sei anche medico di un ambulatorio popolare a Palermo all'interno del centro sociale Anomalia, un'esperienza che va avanti da 3 anni. Quindi siamo su una pratica sociale, una pratica mutualista che tu insieme ad altri compagni, ad altri medici, lo stesso Renato Costa che abbiamo già intervistato qualche settimana fa, investite in effetti il vostro tempo e anche un pezzo della vostra militanza. Diversi sono negli anni gli ambulatori popolari che si sono diffusi in Italia da nord a sud. Diverse sono le esperienze, dai dentisti sociali alle varie consulenze in varie specializzazioni. Noi tra l'altro come Fondazione Comunista, attraverso la nostra rete nazionale di solidarietà mutualistica, abbiamo in questo periodo aperto anche un numero per delle consulenze telefoniche proprio per il distanziamento sociale. Una delle domande che viene sempre fatta, soprattutto perché siamo di sinistra e ci occupiamo della difesa della sanità pubblica, come in effetti noi riusciamo a tenere assieme la difesa della sanità pubblica con l'azione mutualistica di assistenza a classi popolari attraverso strutture ambulatoriali popolari. Questa è una domanda che rivolgo a te direttamente ora, e poi ti chiederei anche di narrarci questa vostra esperienza palermitana. Ma questa esperienza è nata 3 anni e mezzo fa. In realtà è nata e all'inizio era, diciamo, legata principalmente, lo sai che noi a Palermo, come tutte le grandi città, abbiamo il problema dell'occupazione delle case, dei marginali, cioè di una fetta più o meno larga di popolazione che non avendo la possibilità di avere accesso alla residenza, non ha la possibilità di accedere anche, diciamo, al servizi sanitari attraverso, ad esempio, nella scelta del medico di famiglia, appunto perché non c'ha la residenza, e questo in base al famoso decreto Lupi. E quindi paradossalmente, mentre i migranti, tra l'altro attraverso un meccanismo dello straniero temporaneamente presente, che fu fatto proprio da Renato Costa nel breve periodo in cui Rifondazione è stata al governo della sanità in Sicilia, hanno utilizzato questo strumento per poter erogare l'assistenza anche ai migranti. In realtà i nostri non avevano, appunto perché senza residenza, non avevano accesso al servizio sanitario, e quindi noi abbiamo fatto una battaglia e abbiamo aperto questo ambulatorio per questo motivo. Poi in realtà è stato superato questo meccanismo, per cui l'accesso poi alla residenza siamo riusciti ad averlo in maniera fittizia e virtuale. Allora l'ambulatorio è diventato non un ambulatorio, perché in realtà il problema è che noi non ci vogliamo sostituire
al Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, che è, diciamo, lo strumento principale attraverso cui noi pensiamo che si debbano erogare il diritto alla salute, ma in realtà, siccome per tutta una serie di problemi, come voi sapete, liste d'attesa, accesso ai servizi, in realtà anche, diciamo, la conoscenza di questi meccanismi istituzionali è una conoscenza variegata. Noi abbiamo cominciato a fare counseling in cui spiegavamo il diritto alla salute, che cosa, qual era il bisogno, e lo indirizzavamo, diciamo, all'interno dei vari servizi sanitari territoriali e ospedalieri. Poi abbiamo poco a poco, siccome c'era una richiesta molto forte da parte, diciamo, soprattutto della gente del quartiere, abbiamo attivato anche un servizio di consulenza diagnostica medica e infermieristica di tipo specialistico, anche perché abbiamo avuto una serie di interesse da parte di realtà locali che ci hanno donato una serie di attrezzature. Ad esempio i 5 Stelle ci hanno donato un ecocardiografo multidisciplinare, abbiamo anche un ecografo addominale, abbiamo un colposcopio per cui possiamo fare visite ginecologiche, ci hanno regalato un elettrocardiografo con cui facciamo le visite cardiologiche, facciamo visite internistiche, cioè diciamo, per le situazioni, diciamo, più di base eroghiamo queste prestazioni per la gente che ha bisogno. Dopodiché, per le situazioni più complicate, ovviamente le dirottiamo nei servizi ospedalieri con cui abbiamo stretto rapporti. E tra l'altro ormai questo è un ambulatorio riconosciuto, per cui tutti, diciamo, i servizi di migranti che ci sono in città ci inviano i pazienti, e abbiamo attivato un meccanismo di, ad esempio, ci sono i ragazzini dello Zen, il gruppo di Zen Insieme di Mariangela, che lavora con i ragazzi dello Zen, con cui fanno attività di tipo non agonistico, calcetto e quant'altro. Noi ragazzi facciamo le visite cardiologiche, però sapete che bisogna fare, no? Sì. Allora noi gli facciamo le visite cardiologiche ai ragazzi. Va bene, allora Franco, noi ti ringraziamo per questa tua partecipazione a questo momento web del Laboratorio del Sud. Con Morea noi dovevamo venire giù per un secondo appuntamento, giù in Sicilia per un secondo appuntamento del Sud Lab. Speriamo di poterci venire al più presto e in quell'occasione magari di conoscerci di persone e continuare questa nostra... Sarà un piacere. A te, con te, con Renato, e appunto continuare questo nostro lavoro per il Mezzogiorno d'Italia, per la questione meridionale come questione nazionale. Ti ringrazio ancora tanto, a te Roberto. Ciao compagni.